ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi farò vedere un effetto di magia molto interessante ma molto semplice, quindi realizzabile da chiunque. Prima di cominciare volevo ringraziare tutti quelli che hanno acquistato il mio primo effetto in vendita, ovvero Destiny, che vi ricordo potete trovare sullo store dell'assonellamanica.com. Quindi come sempre vi chiedo di lasciare un bel like per un nuovo video e di iscrivervi se non siete ancora iscritti. Ciao Giusy, per caso vuoi introdurre tu? Certo, ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale. Cioè, non te lo fai ridire due volte? E poi sul tuo canale, scusami. Certo. Vabbè, comunque, oggi ti faccio vedere un effetto di magia con un mazzo di carte che ormai conoscerai benissimo, quindi composto da cuori, quadri, fiori e picche, un mazzo da 52 carte, dove ti farò utilizzare dei calcoli matematici. Quindi spero che te la cavi con la matematica perché dovrei fare dei calcoli. Non ti preoccupare, niente di complicato, niente di difficile. Utilizzeremo la decina del 10. Quindi dal 10 al 19. Dovrei dirmi semplicemente, liberamente, un numero che va dal 10 al 19. 12. 12? Ok, andrò a prendere 12 carte, quindi non 13, 14. 12 ti ho detto. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quindi cominciamo col primo calcolo. Voglio che sommi le due cifre del numero 12. 3. 3, quindi 1 più 2 uguale 3. Quindi andrò a prendere 1, 2, 3. Quindi questa sarà la tua carta, voglio che la guardi e la ricordi. Ok. Se vuoi la fai vedere anche in camera, io ovviamente mi giro. Ok, fatto. Quando è finito la appoggi anche sul tavolino. E rifacciamo questo procedimento, ovvero voglio che mi dici un numero che va di nuovo dal 10 al 19. 14. 14? La tua risposta definitiva? Puoi cambiare. 15. 15? Sì. Mannaggia, mi ero preparato con 14. No, sto scherzando. Andrò a prendere la quindicesima carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 15. 15, ok. Quindi anche questa volta voglio che sommi le due cifre del numero 15. 6. 6, andrò a scartare, quindi 6 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi adesso tu hai scelto una carta. Io non so quale carta hai scelto, giusto? Però voglio provare a fare una cosa, ovvero in questo punto utilizzerò due carte per dirmi valore e seme. Quindi valore e seme. Quindi andrò a prendere la carta che corrisponde al valore, la vado a girare, re, e andrò a girare la carta che corrisponde al seme. Picche. No. Quadri. Ma come? Sì. Re di quadri. Re di quadri. Gira anche la carta. Re di quadri. Ma meno male che non hai detto 14. Quindi passiamo subito al nostro tutorial. Per questo tutorial volevo aprire questo mazzo di carte, ovvero le nuove skill della Bokopo. Quindi sarebbero le nuove standard, tutte ne parlano bene. Voglio vedere con le mie mani se questo mazzo vale la pena acquistarlo. Allora, andiamo morbidezza. Allora, morbidezza. Direi durezza. Sembrano leggermente più dure delle bicycle. Allora, scorrevolezza fantastica. Sì, a tatto. Vabbè, sono carte appena aperte. Oh, che cos'è questo? Bellissime. Non ci credo. Segno dei pesci. Io sono del segno dei pesci. Bella sorpresa. Ok, queste penso che siano delle carte della Bokopo, quindi delle carte pubblicitarie. E questo è il dorso delle nostre steel. Allora, a livello di qualità mi sembrano belle resistenti come le Tellio, quindi un mazzo che adoro. Le Tellio sono veramente indistruttibili. E un mazzo standard di bicycle, quindi un giusto compromesso fra le Bicycle e le Tellio. Quindi il dorso un pelino più sottile delle Tellio, che vado a prendere. Quindi un pelino più sottili
delle tellio appunto di altre carte standard, quindi proprio di un pelino. Per il resto abbiamo questi due jolly che sono ovviamente il simbolo delle Bocopo, l'asso di picche appunto con la scritta Bocopo. Quindi detto questo, passiamo subito con il tutorial dell'effetto. Allora, per cominciare abbiamo bisogno di una preparazione del mazzo, ovvero come prima cosa dobbiamo appunto pensare quale carta vogliamo forzare, perché ovviamente, come avrete capito, è un effetto matematico e quindi risulta sempre, 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 quindi uno degli effetti che mi avete richiesto in tantissimi. Allora, per esempio, ecco, jack di picche. Quello che dovremo fare è prendere quindi un jack e una carta di picche, quindi una carta di picche, andiamo a prendere un altro jack e un jack, quindi un jack e una carta di picche. Quello che dobbiamo fare è posizionare le carte in questo modo, ovvero dobbiamo mettere in seconda posizione la carta che corrisponderà ovviamente al nostro seme e in prima posizione dobbiamo mettere la carta che corrisponderà invece al valore. Quindi andiamo a mettere in decima posizione esatta il jack di picche in questo caso. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi prendo la decima carta, in questo caso il jack di picche, e richiudo il tutto. Quindi il mazzo può essere anche ispezionato dal nostro spettatore, sarà un mazzo normalissimo. Qualsiasi sia il numero che ci dirà il nostro spettatore, quindi che va dal 10 al 19, quindi diremo che faremo dei calcoli, diremo che faremo dei calcoli semplici e per questo utilizzeremo la decina che va dal 10 al 19. Con il calcolo matematico arriviamo benissimo sempre al jack di picche. Vi faccio vedere in che modo. Quindi mettiamo che lo spettatore dica 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quando lo spettatore sommerà le due cifre, ovvero l'1 e il 5, quindi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi questa è la sesta carta, riposiamo il tutto, questa sarà il jack di picche. Ma la cosa più importante è il riposizionare le carte esattamente su questo mazzo. Quindi faccio rivedere il tutto, quindi vado a ripreparare la situazione iniziale, quindi 3 di picche in seconda posizione, jack di quadri in prima posizione, jack di picche in decima posizione. Quindi andiamo a farci dire un numero che va da 10 a 19. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quindi mi raccomando, dobbiamo contare le carte sul tavolino in maniera tale da invertire ovviamente le prime due carte che abbiamo messo inizialmente in prima e seconda posizione. Fatto questo, dobbiamo far sommare quindi l'1 e il 3, quindi in questo caso il numero sarà 4. Quindi mi raccomando, dobbiamo farle mettere esattamente in cima al mazzo che si trova a terra. Quindi facciamo mettere a lui, ma possiamo fare come ho fatto io, ovvero le metto io. Quindi 1, 2, 3. Quindi la quarta carta, quindi mi raccomando di non posare la carta a terra, sarà quella del nostro spettatore. Dopodiché prenderemo il mazzetto rimanente e lo metteremo esattamente insieme alle altre. Quindi lo spettatore vedrà la sua carta, ok, jack di picche, a noi non ci interessa. Andremo a farci dire un altro numero che, come prima, ovviamente, sia dal 10 al 19. Quindi lo spettatore ci dice 11. Quindi andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Come prima. Quindi 1 più 1 uguale 2. Quindi 1 e 2. Questa volta non sarà il 2 la carta da mettere a terra, ma tutto il mazzo. A questo punto la prima carta corrisponderà al valore, quindi quella che abbiamo messo esattamente in prima posizione, perché abbiamo invertito successivamente nel conteggio della prima carta. Quindi abbiamo nuovamente qui il jack e questa carta ovviamente sarà una carta di picche, ovvero il 3 di picche. Quindi diremo che la carta si tratta appunto di un jack di picche. A questo punto lo spettatore incredulo potrà rivelare la sua carta. Ok ragazzi, quindi un effetto veramente semplicissimo, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video.